come sedurre, come conquistare, come far innamorare la persona che ci interessa. Salutiamo anche la cara Pagnocca, Patrizia Perotti, che ha assistito al cascare di tutto. E anche a te casca tutto, ma nonostante questo noi ti teniamo lo stesso. La nostra Sissi ha le macerie decadenti. Allora, cerchiamo di capire un attimino quindi quali sono i segnali del linguaggio non verbale per riuscire a sedurre una donna, come funziona, quali sono i segnali di gradimento che ci dà una donna e come sfruttarli al meglio. Diciamo che il linguaggio del corpo, noto anche come segnale non verbale, rappresenta la maggior parte della comunicazione, quindi tutti i bravi seduttori che si rispettino, o anche seduttrici volendo, ma comunque in questo caso parliamo di seduttori, dovrebbero conoscere bene il linguaggio non verbale, dovrebbero conoscere bene la comunicazione non verbale, perché i segnali non verbali permettono di trasmettere segnali senza parole, di parlare senza parole, e ovviamente sia in lettura, cioè leggo quello che l'altra persona mi dice, o in scrittura emetto deliberatamente dei segnali che possono portare al coinvolgimento, che possono portare alla seduzione. Il linguaggio del corpo, diciamo, comprende le espressioni facciali, la postura, il tono, tutte queste cose possono trasmettere emozioni, prosemica, cinesica, paralinguistica e contatto. Ad esempio, uno dei più grandi seduttori italiani che E Pippoli è uno dei più noti, dei più grandi seduttori italiani, utilizza ampiamente il linguaggio non verbale. Pensate che il nostro seduttore Pippoli è riuscito, diciamo, a sedurre, a farsi rapidamente in 5 minuti la Sissi senza neanche bisogno di parlare. L'ha guardata negli occhi, le ha detto così e la Sissi ha aperto e lui è entrato. Quindi veramente molto bravo il nostro Pippoli, uno dei più grandi seduttori. Quindi il linguaggio del corpo studia, diciamo, i segnali e il loro significato fondamentalmente. Questo è un concetto molto importante. Capire il segnale del corpo, ad esempio, durante un setting di seduzione, può aiutare a capire come una donna ti vede, può aiutare a capire come una donna diciamo, è disponibile. La comunicazione senza parole e la comprensione, diciamo, della comunicazione non verbale influiscono molto sulle relazioni, quindi devi capire se una donna ci sta e in quanto tempo ci sta. Ovviamente è molto importante riuscire a fare quello. Quali sono i fondamenti, diciamo, del linguaggio del corpo, il linguaggio del corpo femminile, il corpo delle donne comunica? Allora, ovviamente il linguaggio non verbale svolge un ruolo essenziale nella postura. Ad esempio, una donna, partiamo dalla paralinguistica. Una donna, quando diventa, come dire, un po' più, come possiamo dire, squittisce, un po' come un topo, quando ha questi versetti qua, di onomatopeici, cioè di fatto non parla neanche. Lo squittire nella comunicazione non verbale femminile è un segnale di coinvolgimento, di forte coinvolgimento. È, diciamo, quindi è la topa che diventa la voce più acuta, mentre nell'uomo è esattamente il contrario. L'uomo, quando è coinvolto, tende a diminuire il tono di voce, la donna tende proprio a squittire, come una topa, diciamo, una topa in calore. A questo squittire quando parla, perché lo squittire, diciamo, femminile è, diciamo, un segnale che lei dimostra che si coinvolge. L'uomo invece si abbassa, lo abbassa totalmente, la donna lo alza. Quindi da questa combinazione, abbassamento e alzamento, avvengono delle cose molto interessanti. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Noi dobbiamo, ad esempio, utilizzare questo segnale di paralinguistica, ma ci sono anche altri segnali molto importanti che ti fanno capire che una donna si sta coinvolgendo. Ad esempio, quando cerca il contatto fisico. Ovviamente,
cerca il contatto fisico, non è che, insomma, manco ti ha visto e già ti mette una mano sul pacco, diciamo, sul pacco postale. Ma ad esempio, di solito le donne, mentre parlano, cercano di, diciamo, di toccare l'uomo, ad esempio, sul braccio, appoggiano la mano sul braccio. Talvolta alcune donne un po' più esuberanti, diciamo, tentano magari di magari appoggiare con una scusa la mano dell'uomo, oppure altri segnali, no? Ad esempio, che possono essere anche segnali sessuali. Questo vale ad esempio se tu hai la cravatta, non tu, io non la porto, ad esempio, ma ci sono dei maschi che la portano. E se una donna te la tocca, la cravatta, ricordiamoci che come simbolo, che cosa rappresenterà mai la cravatta, diciamo. E quindi quando una donna te la tocca, significa che, insomma, è interessata all'argomento, no? Magari per sistemarla nella parte alta dove c'è il rigonfiamento del nodo. Quindi è un altro segnale analogico. D'altra parte c'è anche la controparte maschile. Quando la controparte maschile tocca, diciamo, la borsetta di una donna, mentre come dire, la cravatta analogicamente ricorda, il membro della situazione, la borsetta ricorda, diciamo, qualcosa che accoglie, no? Quindi, ecco, quindi questa cosa qui è importante, quindi vale per gli uomini e per le donne. Ma una donna potrebbe anche toccare altre cose un po' rigide di un uomo. Ad esempio, che ne so, se un uomo avesse, per dire, no, sono tutti segnali che avvengono inconsapevolmente. Mettiamo che un uomo abbia la penna nel taschino. Oh, che bella questa penna, ah, fammela vedere, fammela un po', guarda, che bella, proprio bella, no? E praticamente questo è un segnale, diciamo, di anche che è interessata a qualcosa che analogicamente ricorda quello, no? Quindi, però ci sono altri gesti non verbali che una donna fa che indicano un forte interesse, ad esempio il parlarti nell'orecchio, no? Che questo è anche un segnale di complicità, comunque, una donna che si avvicina e ti dice una cosa all'orecchio. Tra l'altro, questo molte donne lo fanno spontaneamente, qualcuno, ad esempio, perché ha imparato da me, magari, però. Si può anche fare deliberatamente, no? Parlare all'orecchio di un uomo è un segnale molto molto intrigante perché puoi avvicinare ad esempio le tue labbra all'orecchio, sfiorare il padiglione auricolare con le labbra e volendo anche soffiare, non è che devi soffiare come se dovessi gonfiare un pneumatico ovviamente, ma un leggero, diciamo, l'alito del morto, insomma, potresti mettere l'alito del morto. Diciamo come quasi nel momento comunque di esalazione dell'ultimo respiro, no? Questo alito del morto sull'orecchio produce, diciamo, un effetto comunque molto sensuale. Quindi quando una donna si avvicina a te per, come dire, parlarti in un orecchio, e magari approfitta per parlarti in un orecchio di appoggiarti una mano sulla spalla. E poi, questo non vale per tutte le donne, magari con la scusa di parlarti nell'orecchio, se è un seno prosperoso. Certo che se è piatta come una tavoletta da surf, diciamo, no, no, non, se, non, se, non fa niente. Ma ci sono quelle donne che magari sono un po' più prosperose e avvicinandosi, diciamo, per parlarti nell'orecchio, possono appoggiarti il seno magari sulla spalla ed è un altro gesto che se una donna fa, diciamo, non verbale, ti fa capire che comunque non dico che è, diciamo, già pronta, bagnata e tutto, però ha comunque un interesse, diciamo, ha comunque un interesse abbastanza marcato nei tuoi confronti fondamentalmente. E ovviamente l'importanza dei gesti, diciamo, delle espressioni facciali, della postura, è fondamentale. Ovviamente non dobbiamo prendere un unico segnale, non dobbiamo prendere un unico segnale come dire, la legge di Mosè, no?
dobbiamo prendere questo segnale come se fosse, diciamo, un indizio, no? È ovvio che mettendo più indizi assieme, come si dice, si fa una prova fondamentalmente, no? Quindi, cosa devi fare quando noti questi segnali di una donna? Beh, ovviamente quello che devi fare è acquisire potenziale. Non devi subito. Tieni presente, caro maschio, che alcune donne potrebbero farlo come test, come shit test, cioè magari ti appoggiano un seno sul braccio per vedere se tu, come un cancretto, diciamo, come un come dire, un ornitorinco in calore, vai subito all'assalto e quindi inizi subito a dire: ah, qua, là. Questo fai attenzione perché, diciamo, molte donne lo fanno anche semplicemente come stuzzicare, no? Per stuzzicare. Invece la giusta risposta a questa cosa è non fare nulla da quel punto di vista lì, ma cercare di penalizzarla un pochettino. Perché penalizzarla proprio in questo momento? Devi penalizzarla perché quando lei ti dà un indicatore di interesse, penalizzarla ovviamente analogicamente, no? Che succede? Che praticamente potenzialmente potresti avere del potenziale, però devi verificare se, diciamo, devi verificare se è un potenziale reale o se lei ha finto, diciamo, ha fatto come test, perché sono tante le donne che fanno questi test per capire se un uomo è coinvolto, e una volta che hanno capito che è coinvolto se ne fottono, perché le donne agiscono in questo modo, si agganciano su chi non è del tutto coinvolto. Quando capiscono che un uomo è coinvolto, lo lasciano lì a bagnomaria, no? Lo lasciano lì a bagnomaria perché dicono: beh, questo l'abbiamo coinvolto, lasciamolo lì nel suo brodo e andiamo a coinvolgere un altro. Anche sembra strano, no? Che le donne, a meno che non vedano in quella persona proprio il grande Cesare, l'uomo che ha preso le donne, diciamo, non è, sono abbastanza zoccolate, insomma, da questo punto di vista. Provano con uno, quando vedono che è coinvolto, ci provano subito con un altro. Insomma, magari sfruttando proprio il fenomeno dell'ipergamia, no? Cosa fanno le donne? Ci provano con uno, diciamo, che considerano di valore medio. Se riescono a capire che questo qui è coinvolto, cosa fanno? Vanno a cercarsi una di valore superiore, no, vanno a cercarsi uno di valore superiore. È una cosa graduale, no, che fanno le donne, cioè ho coinvolto il piccolo Cesare, ci provo col medio Cesare, se coinvolgo anche il medio Cesare, lascio lì, tengo lì a bagnomaria anche il piccolo Cesare, il medio Cesare, e ci provo col grande Cesare. Quindi, insomma, hanno un po' questa abitudine. Ovviamente non tutte le donne, ma alcune donne, è per questo che fanno i test per capire se lui è coinvolto, perché sanno che quando un uomo è coinvolto lo possono tenere lì a bagnomaria. Salutiamo anche Crazy Robby, possono tenerlo lì a bagnomaria e, diciamo, eventualmente in momenti di magra, in momenti di crisi, recuperarlo, perché da questo punto di vista le donne, diciamo, sono molto opportuniste, ovviamente. Non è che una donna sembra di no, le donne sono molto opportuniste e hanno piacere, diciamo, giustamente, per carità, non dico che sia sbagliato, di cercare di tenere, come dire, in caldo, tenere in calore, diciamo, diversi uomini, in modo tale che, insomma, va male con uno, c'è sempre la riserva, no? Ora, siccome tu non devi essere una riserva, io non so il marinero, io so il capitan, io so il capitan. Tu devi essere il capitano della barca, non devi essere il marinaio. Quindi non devi cadere nell'illusione di farle intendere che tu sei coinvolto. Sì, potresti essere coinvolto, però potresti anche non esserlo, non esserlo coinvolto. Queste cose le fanno i maschi, ma le fanno anche molte donne. Cioè le fanno le donne che fanno i test. Perché altrimenti una donna dovrebbe fare un test? Quando fa un test per capire se qualcuno è coinvolto, e se scopre che è coinvolto lo lascia a bagnomaria. Se invece scopre che non è coinvolto, soprattutto le donne che si agganciano sul desiderio, vanno in brodo di giuggiole, brodo proprio nel senso che sbrodolano, diciamo. E quindi bisogna fare attenzione, no? Quindi il suggerimento per il maschio è: quando c'è questo indicatore di interesse, tipo si appoggia col seno sul braccio, oppure, insomma, fa tutte queste cose, cerca il contatto fisico,
E tu resta sulle tue, non essere subito lì pronto, disponibile. Anzi, ti conviene dire penalizzarla per capire il potenziale. Ad esempio, una penalizzazione fantastica che guarda, che ti suggerisco, quando lei così si struscia un pochettino, tu dille: ma tu sei mica come le altre che vuole solo scopare, perché io sai, trovo solo donne che vogliono scopare e basta. Ecco, prova a farle questa penalizzazione. Praticamente, quando tu le dici: ma tu sei mica una che vuole solo scopare, analogicamente le stai dando della mignotta, fondamentalmente, no? Teniamo sempre presente che sono due gli anatemi anche per una donna che dà fastidio. Se poi glielo dici in modo un po' burbero, diciamo, emulando un aspetto paterno, perché che cos'è che dà fastidio alle donne? Lei si è giudicata troia, diciamo, da un modello maschile. Il padre che ti giudica puttana è l'offesa più grande nel momento presente, no? Quindi tu non. Esatto, non vuoi mica darmela. Sì, ma anche di più, cioè, non è che stai facendo un po' la zoccola qua, là, no? Le fai vivere, no? Che stai facendo? Perché mi. Oppure semplicemente puoi dirle: quando lei si struscia e ti appoggia al seno. Tu, anche se non dici niente, basta che dici: ma scusa, ma perché mi stai appoggiando il seno sulla spiaggia, sì, sulla spalla, sulla spiaggia, ma come mai mi appoggi le tette sulla spalla? Le fai la domanda, no? Senza neanche andarla a dire: ah, qua, come mai? Le fai la domanda: come mai mi appoggi le tette sulla spalla? Questo la mette in imbarazzo, la mette in forte imbarazzo, perché, come dire, le stai facendo una domanda, non può negare che ti sta appoggiando le tette sulla spalla. Però il fatto che glielo chiedi, tra l'altro, se fosse una situazione pubblica, le genera un'emozione pazzesca, nel no? momento in cui dici ad alta voce: com'è che mi stai appoggiando le tette sulla spalla? Lo dici ad alta voce, che sente tutta la stanza, e questa, cioè, se c'è una festa e ci sono 50 persone, e quando sentono tu che urli come un'aquila così, le genera un forte imbarazzo, ovviamente, no? Perché lei praticamente si sente, non può negarlo, non può dire, si sente subito, diventerà rossa, paonazza, non so, diventerà tutti i colori, perché ovviamente scatterà l'anatema, scatterà l'anatema puttana, fondamentalmente, l'anatema puttana si manifesterà. Non lo farebbe nessuno, uno che ha una forza interiore lo fa, uno che conosce le strategie di seduzione lo fa. Certo che non lo farebbe nessun pippolo magari, però posso assicurarti che ci sono persone che lo possono fare, ci sono persone che lo possono fare se sanno il motivo. Non è che non lo farebbe nessuno se non sa, però le persone che sanno possono farlo. E questo genera un forte imbarazzo, no? Perché tu in realtà stai dicendo una cosa reale, stai dicendo una cosa vera. La dici forte, oppure puoi dirlo anche, non è che devi urlare e strillare come un'aquila che ti sentono fino in cima all'Everest, però diciamo dirlo con una certa cosa, in modo tale che ti sentano i tuoi due o tre persone, la metti in imbarazzo fondamentalmente. Sembra strano, ma più la metti in imbarazzo, più si coinvolge. Quindi quando avete a che fare con una donna che diciamo magari vi fa uno shit test così, voi mettetela in imbarazzo, no? Perché quando lei così fa questi gesti, diciamo, tu devi capire se lo fa perché è coinvolta, veramente già coinvolta, o se lo fa soltanto per capire il tipo di reazione. Ma comunque non devi mai dimostrare il coinvolgimento a tua volta, perché se a tua volta dimostri il coinvolgimento, praticamente resti fregato, no? Resti fregato per il semplice fatto che. E lei capisce subito, quindi le jeux sont faits, rien ne va plus. Perché diciamo tra il rosso e il nero c'è sempre l'incognita apparente di uno zero, no? E noi dobbiamo sfruttare proprio il maschio, il seduttore, deve proprio sfruttare quell'incognita apparente di uno zero che sta tra il rosso e il nero. È importante questo perché la mandi subito in tilt, fondamentalmente, no? Ovviamente devi continuare a osservare poi il linguaggio non verbale, no? Analizzare il significato dei gesti non verbali, perché la comprensione dei gesti, la comprensione accurata dei gesti dà dei valori, dei significati molto molto importante.
Ovviamente ci sono dei segnali che possono valere in un modo, segnali che possono valere anche nell'altro modo. Non è così, non è così. Tu devi dirlo ovviamente in modo sicuro di te. Non c'entra Frocio, non c'entra, non c'entra. Ma perché poi l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è quello di generargli tensione a questa donna, quindi tu gli generi tensione, anzi, devi comunque evitare di apparire come un gay, no? Ah, tu sei gay, tu sei... c'è quella canzone che gira, ah, tu sei gay, non so se l'avete sentita, tu sei sempre contento, tu sei gay, quindi questo è un punto fondamentale. Che mi volavano ieri sera uno che ero solo era più degli alieni. Vabbè, comunque, la vera, diciamo, comprensione si ottiene osservando, diciamo, come dire, un po' la dinamica totale. Ad esempio, le espressioni facciali ci danno anche delle indicazioni. Le espressioni facciali, il contatto visivo ci danno preziose indicazioni su come una donna può essere coinvolto o meno. Le microespressioni sono espressioni facciali che ha studiato Paul Ekman, che spiego nei miei seminari sul canale Massimo Taramasco, quindi chi volesse con l'abbonamento base può scoprirli, ma anche il contatto visivo. È ovvio che se una donna ti guarda, ecco, qual è il contatto visivo di una donna che è sedotta? Allora, il contatto visivo prolungato, ti guarda a lungo, è una che ti sta sfidando, non è coinvolta, caro Crazy Robby. Quella che ti guarda a lungo ti sta sfidando, come ti sta dicendo, ma tu che maschio sei? Che maschio sei? Tu che maschio sei? Sei un maschio dell'altra parrocchia? Sei un maschio di questa parrocchia? Sei un maschio alfa? Sei un maschio beta? Quella che ti fissa costantemente negli occhi e vuole vedere, come se ti volesse mettere alla prova, no? Come se volesse dimostrare, come dire, che tu sei coinvolto. Quella che non ti guarda proprio, che guarda in giro, guarda l'orologio, è potenzialmente una che non gliene fotte un cazzo di te. E allora tu mi dirai, ma quella che ti guarda non è coinvolta, quella che non ti guarda non è coinvolta, che cazzo è deve fare una per essere coinvolta? C'è un tipo di sguardo importante. Ti guarda 1, 2, 3 secondi, 1, 2, 3, tu conta mentalmente, 1, 2, 3, poi abbassa lo sguardo, 1, 1, 1, 2, 1, 2 e ti ritorna a guardare, 1, 2, 3. Quindi lo sguardo guarda, distoglie, riguarda. E tra l'altro se distoglie verso il basso tende pure una a essere sottomessa, quindi tu devi entrare proprio come, diciamo, quando guarda verso il basso e poi riguarda, perché se guarda verso l'alto e poi riguarda vuole essere un po' dominante, quindi tu potresti fare ad esempio un po' come dire, lo slave, no? Ma se lei tende a guardare in basso, poi ti riguarda, allora tu devi entrare come un master, come un dominante, come dire, l'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che non deve chiedere mai. Questo è il concetto, no? Quindi comunque, se guarda in giro, bravo, Crazy Robby, se una che si guarda in giro così sparisci, se sei in un locale, la lasci lì, la molli, te ne vai. La lasci lì come se fosse, diciamo, come dire, come se avessi dimenticato il vecchio telefono di cui vuoi sbarazzarti, non c'è voglia di buttarlo, allora lo lasci lì, no? Quindi queste sono cose interessanti da capire. Poi ovviamente puoi decodificare anche la postura. Come si pone questa donna? Come significa la postura? Beh, ovviamente più si avvicina, più si allontana, no? Più si avvicina, devo scappare, la nostra Sissi è inseguita da Pippoli. Perché quando arriva Pippoli che la vuole inchiumare, Sissi scappa, eh? Sissi scappa perché Pippoli se la inchiuma 4-5 volte al giorno senza ritegno, ogni volta che la vede se la inchiuma e quindi lei adesso che vede il Pippoli in avvicinamento si allontana perché va bene essere inchiumata, però essere inchiumata 4, 5, 6, 10 volte al giorno, Pippoli cosa fa? Dorme,
Dopo un po' si risveglia e si dimentica e se la rinchiuma di nuovo, poi si raddormenta un po', poi si risveglia, si è dimenticato di essersi rinchiumata e se la rinchiuma di nuovo. Quindi a forza di inchiumarla è praticamente l'ha tutta spennacchiata, no? Perché adesso la nostra Sissi è spennacchiata, perché inchiumala una volta, inchiumala due, inchiumala tre, salutiamo anche Roxy Rosa, il Pippo l'ha praticamente schiumata, cioè non ha più una piuma, la Sissi non c'è più una piuma. Ecco, quindi bisogna fare un attimino questa situazione, decodificare la postura. Decodificare la postura è importante e prima di tutto considerate proprio la postura eretta. Una donna che sta in postura eretta, ad esempio, che tende a esibire un po' le tette in questo modo, è comunque una donna sicura, una donna disinvolta. Al contrario, se ha la lordosifosi, diciamo, se tende ad essere ingobbita, tende ad essere in questo modo, è una donna che potrebbe essere timida, puoi decodificare dallo sguardo se c'è o se non ce n'è. C'è poi da tenere presente quanto invade la tua bolla di spazio personale. Noi abbiamo una bolla di spazio personale di circa 1 metro, chi riesce a penetrare più in profondità in qualche modo riesce a coinvolgere. Quindi la distanza tra le persone dipende da tanti fattori, anche culturali. Ad esempio, nei paesi anglosassoni tengono una distanza maggiore, nei paesi latini, diciamo, tengono una distanza minore. Quindi, comunque, decodificare la postura, la distanza personale è un po' un capire, no? Un po' i segreti di questa persona. Quindi tieni presente che normalmente più si avvicina, più presenta un interesse nei tuoi confronti, fino, come dicevamo, all'annullamento della prossemica, no? La prossemica si annulla con il contatto fisico. È interessante anche tu che devi imparare a giocare con una donna. Ad esempio, quando lei si avvicina, tu allontanati, ma ti suggerisco, diciamo, la mossa dell'allontanamento laterale, perché la sbilancia, ecco, dicevo, la penalizzazione di prima, quando noti un interesse, può anche essere non verbale. La miglior penalizzazione non verbale di una donna è sfruttare il fatto che hai tacchi, per cui la puoi sbilanciare. E puoi sbilanciarla in tanti modi, no? Puoi abbracciarla da dietro, ad esempio, ah, ciao, la spingi un attimino in modo tale che perda un po' l'equilibrio e in modo tale che si sorregga a te. Quindi tu svolgi questa funzione, da un lato la sbilanci, dall'altro, tra virgolette, la proteggi, no? E d'altra parte il manifestare segnali di protezione ha sempre funzionato nei confronti delle donne. Non so se c'era quel film, no? Hitch, l'uomo che seduceva le donne, che è interessante come film, è una commedia simpatica, c'è cioè Will Smith, e dove Will Smith, diciamo, è un coach che insegna a sedurre. E diciamo, come fa a sedurre? Beh, se le inventa tutte, no? Cioè, se le inventa tutte, ad esempio, due o tre scenette sono interessanti. C'è lei col cane, diciamo che va in giro col cane, arriva il cattivone, che ovviamente è uno del gruppo, un attore, diciamo, le frega il cane, le ruba il cane e scappa. E allora lì scatta il supereroe, l'uomo, diciamo, che quello che in realtà ha messo tutta questa messa in scena per sedurla, e arriva lì, fa due o tre mosse acrobatiche, diciamo, di karate, ma tutta una finzione, ovviamente, malmena, diciamo, il rapitore del cane, e arriva lì con questo cagnetto in braccio e le dà il cagnetto in braccio, no? E quindi lei subito i cuoricini che le escono dagli occhi, no? Perché ha identificato come dire, il supereroe, no? Che le ha salvato il canide, gli ha salvato il canide. E questa, diciamo, ovviamente diventa pesante, no? Tutte le volte, diciamo, esatto, faccio finta di inciampare, esatto. Esatto, quello va bene. E ovviamente, perché come dicevamo prima, non è che tutte le volte puoi organizzare, inscenare il rapimento del cane, poi se una non c'è il cane che insceni, cioè, quindi è importante. Oppure sì, vabbè, potresti fare il bullo che fa qualche battuta, va, e tu arrivi e sconfiggi il bullo e quindi la damigella, no? Perché c'è questa versione romantica, no? Che un uomo deve effettuare una protezione, no? Quindi l'uomo protettivo, il cavaliere, senza infamia, senza paura,
che diciamo Ser Lancillotto, no? Che con la spada sguainata, o con la lancia proprio appuntita, va e salva la donna, no? Quindi lei, quando vede quello con la spada sguainata, con la lancia appuntita, che va lì per salvarla, si tende a innamorarsi, no? Perché si innesca su meccanismi, diciamo, atavici della donna. Però questi meccanismi atavici devi farli scatenare, diciamo, devi far scatenare questa, senza meccanismi atavici, ho fatto danni? In che senso? Non so se hai fatto danni, se l'hai fatta crollare. Beh, certo, questi meccanismi atavici possono essere veramente molto molto utili per capire se una donna è coinvolta, ma tra l'altro per coinvolgere anche una donna utilizzando questi meccanismi. Ovviamente devi cercare anche di capire quali sono i segnali di disagio, i segnali di falsità. Perché ovviamente tu devi avere una chiara visione della realtà, no? La visione della chiara luce della realtà è importante per capire se questo è coinvolto oppure no. Ovviamente devi capire quando una donna si sente a disagio, devi allontanarti, perché altrimenti si crea un ancoraggio negativo su di te. I segnali di disagio sono ad esempio l'irrequietezza, no? Le mani agitate, donne estreme, a parte che le gambe che si muovono, insomma, a parte che queste qua, tensione facciale, sopracciglia aggrottate, le mascelle serrate. Ci sono alcune donne che hanno le mascelle serrate che sembrano un Rottweiler, no? Sapete che Rottweiler dicono che ha 100, non so quanti chili ha, 140 kg di forza mandibolare, insomma, quindi queste qua sembrano dei Rottweiler praticamente, no? Talmente hanno le mascelle, no? Quindi sono tutti segnali che non è il momento, non è il momento buono. E come dire, non è il momento buono vuol dire che sprecheresti la cartuccia, perché tu nella seduzione non è che c'hai infinite cartucce, anzi spesso hai solo una cartuccia da sparare per riuscire a conquistarla. Qui non è che devi sparare questa cartuccia a muzzo fondamentalmente, spari a caso sperando di prendere, no, devi aspettare che sia il momento giusto, Alba, Alba, se Alba non viene qua, l'alba, io aspetto l'alba, all'alba. Comunque, ormai io faccio solo seduzione teorica, seduco teoricamente, seduzione teorica faccio, seduzione a tavolino, seduzione virtuale. Comunque, no, comunque io ho dato il mio, Tugo, ho avuto dei momenti. Ho avuto degli anni, diciamo, di furore, ho fatto il mio, ho fatto i miei danni, Tug. Ho avuto momenti di furore nella seduzione, quando sperimentavo, insomma, anch'io ho le mie vicissitudini da raccontare. Comunque, è fondamentale imparare, diciamo, a riconoscere quando una donna è irrequieta, quando si muovono le mani, quando le mani agitate, quando le sopracciglia sono aggrottate. E quindi queste sono tutte cose, tutti segnali importanti, anche la tensione facciale, vuol dire che devi lasciarla stare, lasciala nel suo brodo. Quando vedi una che dà questi segnali di negativi, così, anche in una balera, così, tu lasciala nel suo brodo e vai da un'altra. Salutiamo anche Miriam, devi semplicemente lasciarla nel suo brodo e andare da un'altra. Perché è inutile stare lì a perdere tempo quando una non ti dà i segnali che è disponibile, no? Perderesti tempo e arriveresti magari a prenderti un no. E noi non dobbiamo mai arrivare al no, al no logico, no? Quindi dobbiamo sbatterci nei coglioni, approcciamo un altro fondamentalmente. Quindi è molto importante discernere, diciamo, i segnali non verbali tra quelli che sono segnali di coinvolgimento e quelli che sono segnali di coinvolgimento. Ovviamente dobbiamo osservare anche i comportamenti. Alcuni concetti chiave conducono proprio alla percezione, no, che una donna ha di se stessa, perché l'approfondimento, diciamo, della conoscenza è molto importante. Quindi dobbiamo cercare di capire, ad esempio, se i segnali sono di disagio o sono di falsità. Ad esempio, la falsità anche con la PNL spiego bene, no? Come si manifestano queste cose, sono poi importanti. Ovviamente il ruolo delle emozioni è fondamentale, cioè le emozioni
giocano un ruolo fondamentale nella seduzione. Se tu non sei in grado di produrre molto rapidamente emozioni a una donna, ad esempio, potresti anche ricalcare, no? Se tu vedi una che diciamo, ha le sopracciglia aggrottate, così incazzata, tu puoi subito azzardare qualcosa, puoi dirle: ma come mai? Mi sembri infelice, guardanti, mi sembri infelice. Ma che ti è successo? Hai avuto un lutto? Hai avuto un abbandono? Butti lì delle cose a caso, no? Io vado a seminare e ti vedo aggrottata. Cosa hai avuto? Un lutto? Ti è morto qualcuno? Se c'ho culo e azzecco che veramente c'è morto qualcuno, è morto qualcuno diciamo, ovviamente non nel 1818, ma magari se è morto qualcuno entro un anno, fondamentalmente da lì, da quel momento lì, andando indietro un anno, puoi andare subito ad amplificare. Oppure se è stata lasciata, anche lì, se è stata lasciata, diciamo, in tempi, non dico nelle guerre puniche, insomma, ma in tempi brevi, potrebbe essere un modo per dare delle emozioni, per stimolare la conversazione, no? Perché le persone, le donne soprattutto, quando vengono colpite nelle emozioni, hanno un po' questa cosa. Ecco, quindi non ho fatto un approccio diretto, dice la nostra Crazy Robby, gli ho parlato delle diavolerie combine in balera, lei si intrippava molto. Beh sì, uno può fare diversi tipi di approccio. Io farei degli approcci che non devono essere diretti, ma non devono neanche comportare grossa perdita di tempo, perché non vi conviene. Cioè, ecco, una delle cose che, un suggerimento che do agli uomini, non perdete tempo con le donne, cioè non state a perdere tempo, perché tanto se una donna, diciamo, c'è l'idea che non te la dà in tempi brevi, vorrà dire che te la darà in tempi lunghi, ma tu nel frattempo, diciamo, tempi brevi, tempi lunghi, frattempo devi lavorare su altre donne. Quindi tu vai a seminare, poi la lasci nel suo brodo che si infertizzi, vai a seminare da altre parti, poi ritorni da quelli in modo tale che lei avrà l'illusione, no? Che ah, sono 3 mesi che non ci cioè, sono stati 3 mesi che non gliel'ho data. Però è ovvio che quello lì, se quei 3 mesi quello è stato solo a pensare a te, allora tu avrai acquisito potenziale. Ma un uomo che ha seguito i miei corsi non è che si passi 3 mesi a pensare a te, si passi 3 mesi ad agganciare delle altre. E quindi tu proprio manco gli stavi nell'anticamera del cervello, insomma, non eri nulla, no? E quindi, come dire, non si è creata questa infertizzazione, no? Non si è creata, perché tu non ti devi lasciare infertizzare. Se vuoi sedurre. Sì, frenzonandomi va bene, uno ti può certo, qualcuno può reagire alla frenzonatura. La frenzonatura non va messa in atto con tutte le donne, va messa in atto con le donne che ti vogliono frenzonare. Questo è l'arte del seduttore, quella, perché non è quello che sbagliate voi, che siete ignoranti come delle capre australiane, delle pecore australiane per la produzione della lana merinos, e che, ma con gli uomini, con le donne, con i trans, va bene con tutti, qual è il problema? Il problema in generale, sia per gli uomini che per le donne, è che voi avete una strategia e l'applicate, diciamo, certo che gli uomini frenzonano, è ovvio che gli uomini frenzonano, è una strategia utile. Se tu vedi una donna, trattala da amica, raccontale di altre donne. Certo, inizialmente sì. Ma con chi devi farlo questa? Con una che potenzialmente vorrebbe frenzonarti. E quindi se tu dall'analisi non verbale, che dicevamo prima, dall'analisi non verbale, hai capito che quella era una che ti avrebbe voluto frenzonare, ma non rompere i maroni, tu la frenzoni per primo. Quindi la tecnica del frenzonamento va fatta con quella che già era predisposta a frenzonarti, non con quella che era invece già predisposta a dartela. Perché se una è già predisposta a dartela e tu la frenzoni, vuol dire che hai perso solo del tempo, no? Hai perso un'altra occasione buona stasera, è andata a casa con il negro la troia. Chissà che cosa gli racconta, tutte le sere ne accompagna a casa una diversa, chissà che cosa gli racconta. Per me è la macchina che c'ha che conta. Questo è un po' il concetto di fondo, no? Quindi, se non vuoi che vada a casa con il negro, tu devi in qualche modo, agire, no? Agire, facciamo lo short. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo.
colpa ad Alfredo che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. Comunque bisogna fare attenzione, quindi devi evitare che lei vada a casa con il negro, la troia. E quindi quello che devi imparare a fare è appunto, se vedi che è una che ti frenzona, la frenzoni per primo tu. Se invece è una che è disponibile, che devi frenzonare a fare? Che devi frenzonare a fare? Non c'è motivo di frenzonare, no? Quindi teniamo presente che emozioni e pensieri giocano, manifestano diciamo, dei segnali importanti. Le emozioni influenzano direttamente il nostro linguaggio del corpo, quindi è importante, diciamo, saper gestire, saper capire se aggrotta le sopracciglia, se non le aggrotta. Perché queste sono tutte emozioni. Salutiamo Deborah. Se metti in atto emozioni legate alla rabbia, se metti in atto, che tipo di emozioni metti in atto? L'importante è proprio questo: devi sintetizzando, diciamo, le emozioni e i pensieri svolgono un ruolo chiave per la chiave, fondamentalmente, quindi nell'interpretazione dei linguaggi non verbali. Quindi tu devi imparare questo. Ovviamente il frenzonamento, una donna devi frenzonarla se lei tendenzialmente frenzona. Ovviamente. Diciamo il linguaggio del corpo ti può dare diversi segnali, no? Devi capire se è una donna insicura, se ha una postura chiusa, se ha una postura aperta, insomma, tutta una serie di cose che possono essere molto utili. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti.